Allora, benvenuti a tutti a un'altra puntata di Chi ci capisce a noi due bravo. Io questa volta inizio con il salutare il mio ospite, ma che in realtà poi io sono ospite suo e lui è ospite mio, quindi bene o male ci salutiamo a vicenda con Antonio. Ciao Antonio. Un saluto a tutti, ciao Riccardo. Ed eccoci qua quindi per questa nuova puntata. Questa volta vogliamo parlare con Antonio di cose prioritarie. Ecco, ne parlerà lui più diffusamente. Io invece voglio introdurre l'argomento con quello che in passato non era prioritario. Ad esempio, se noi andiamo un attimo a rivedere, non solo gli archivi dell'Istituto Luce, ma ci andiamo a riguardare un po' la storia italiana, anche il suffragio femminile, comunemente detto voto alle donne, non era qualcosa di prioritario. C'era sempre qualcosa che era più importante. Addirittura la donna all'epoca era vista come l'angelo del focolare, quindi doveva stare a casa, badare ai figli, non lavorare. Gli unici lavori potevano essere al massimo quello di maestra. Comunque non era prioritario, addirittura c'era chi, se guarderete mai qualche filmato che trovate ancora su YouTube, troverete chi all'epoca intervistato diceva: no, ma la donna dovrebbe stare a casa, chi glielo fa fare, poi chi cucina all'uomo, chi bada ai figli, quindi ci sono cose più prioritarie, il lavoro, non dico prima agli italiani, no, dicevano prima l'uomo, perché addirittura c'era anche chi diceva: prima bisogna dare il lavoro all'uomo e poi dare il lavoro alla donna, perché la donna era considerato un individuo di serie B, sicuramente importante sotto il profilo familiare perché faceva nascere la prole, nel governo, diciamo, mussoliniano alimentava, insomma, le generazioni future, quindi figli significava patria e donna significava moglie e madre. Voi dovete pensare che il suffragio universale in Italia è avvenuto nel 1946, però ci sono paesi che addirittura lo hanno avuto molto, molto prima. Io penso, ad esempio, quello più lontano che mi viene alla memoria, che sono riuscito a trovare sempre su internet, è il 1881. L'isola di Man dà il suffragio universale alle donne. Poi ci sono altri che, si sono, che ne sono seguiti. Anzi, scusate, mi sono confuso, non è il 1881, ma il 1838 sono le isole Pitcairn. Poi dopo è venuta l'isola di Man, poi subito dopo la Nuova Zelanda, poi ancora dopo l'Australia, l'Albania, e poi dovete fare questa distinzione che quando io l'ho scoperta sono, diciamo, sobbalzato sulla sedia. In Sudafrica hanno fatto una distinzione: il voto alle donne bianche lo hanno concesso nel 1930, mentre invece alle donne nere nel 1994, quindi non moltissimi decenni fa. Quindi hanno fatto sempre delle distinzioni. E poi una cosa che mi preme ricordare è che nel 1951, quindi se abbiamo pensato e se abbiamo detto che l'Italia ha concesso il suffragio femminile nel 1946 alle donne, già la parola concesso è pure brutta perché è come se noi volessimo dare così, calare dall'alto, un po' come un re cala qualcosa a qualcuno. Quindi nel 1951 si laurea l'1,5% delle donne iscritte all'università. Al marito è ancora, diciamo, riconosciuto lo ius corrigendi. Ius corrigendi, tu hai studiato legge, lo ius corrigendi è praticamente quello che poteva fare l'uomo appunto per correggere i comportamenti della moglie. Poteva picchiarla, poteva legarla, poteva farle di tutto. Le donne nelle fabbriche erano segregate soltanto a ruoli di categorie basse, nei reparti e settori soprattutto detti monosessuali, e private di ogni possibilità di avanzamento di carriera. E fino agli anni 60 c'era una forte discriminazione salariale che, per esempio, a capacità lavorativa con i colleghi uomini erano inquadrate in categorie inferiori con una riduzione salariale del 30%. E dovete pensare che addirittura al sud, ancora oggi, esistono delle disparità di genere tra uomini e donne, pur le donne essendo riconosciute come molto più plastiche a livello mentale nell'adattarsi a delle situazioni anche lavorative terribili. Io penso, ad esempio, in America, quando gli uomini erano, sempre parliamo della Seconda Guerra Mondiale, gli uomini erano chiamati al fronte a combattere e le donne si sostituivano agli uomini in fabbrica. Comunque, questo tutto per dire cosa?
che le donne all'epoca, cioè i diritti delle donne, non erano prioritari, perché i diritti venivano visti come qualche cosa, diciamo, di moda, di naif. Anche le stesse suffragette erano considerate delle donne che dovevano stare a casa, che avevano iniziato ad alzare la testa, quindi dovevano essere messe al loro posto. Eppure le donne sono riuscite nell'arco degli anni, si potrebbe dire anche nell'arco dei secoli, a questo punto, a far valere il loro valore e quindi a dimostrare che non esistono, diciamo, argomenti prioritari, soprattutto quando parliamo di diritti civili, diritti umani, ma soprattutto di uguaglianza tra uomo e donna in questo caso, e che in realtà conta solo ed esclusivamente la volontà che si ha di affermarsi come essere umano, come persona, ecco, come persona forse la definizione è più corretta. Quindi io a questo punto vorrei passare la parola a te, Antonio, perché come abbiamo detto, io ho iniziato ad aprire l'argomento su quello che non era prioritario all'epoca, ovvero i diritti delle donne. Tu adesso invece ci parlerai di quello che invece è la situazione italiana e di quello che è prioritario o non è prioritario in un contesto storico proprio che è quello dell'Italia del 2019. Allora, Riccardo, quando ieri abbiamo scelto questo argomento, sono stato molto contento della scelta, perché mi dà l'occasione di parlare di argomenti giuridici, cioè è stato molto a cuore, mi piace molto trattare. Anzitutto tengo a dire una cosa prima di iniziare. Quando il legislatore italiano estero interviene per tutelare diritti umani e sociali, secondo me la priorità c'è sempre, perché i diritti umani e sociali sono sempre prioritari, a mio avviso, soprattutto per uno come me che si è battuto sempre per questa categoria di diritti. Quindi, quando viene detto che all'epoca della legge civile, quella sull'unione civile, quella non erano delle priorità, io mi arrabbio, perché, a mio avviso, quelle erano priorità, delle vere e proprie priorità, è come se non erano priorità, perché si trattava di garantire alle persone LGBTQIA di accedere a un diritto sacrosanto come quello delle unioni civili. Quindi, quando interviene in questi campi, la priorità c'è sempre. Poi ci sono pure le persone che la pensano diversamente da me, ma io la vedo in questo modo, non cambierò mai idea. Poi volevo dare alcune che secondo me sarebbero le priorità in Italia. Allora, la cosa principale in Italia, secondo me, sarebbe quella di intervenire in due settori: la lotta alla mafia e la lotta al dissesto idrogeologico. Queste, secondo me, sono le due principali priorità. Per quanto riguarda la lotta alla mafia, io proporrei una cosa: c'è il procuratore Gratteri che da decenni parla di alcuni probabili interventi legislativi in questo campo. Quindi io, fossi al governo, chiamerei subito, senza fare commissioni varie che perdono solo del tempo. Basterebbe
convocato e farsi dire da lui tutto quello che sarebbe necessario, però incredibile. Meglio la mafia. Quindi, questa è una delle priorità. Sempre per la lotta alla mafia. Un'altra cosa di cui sono convinto da anni è che si darebbe un grosso colpo a tutte le mafie, italiane e straniere, legalizzando tutti i tipi di droga, a mio avviso. Non parlo solo delle cosiddette droghe leggere, ma io, secondo me, sarebbe necessario legalizzare tutti i tipi di droghe, anche se in questo campo l'unico che ne parla in Italia è Roberto Saviano. Cioè, le persone che ho. Blocco, i radicali, i Sì, radicali storicamente hanno parlato sempre di legalizzazione. Scusa, ripeti, ti chiedo scusa. avevo dimenticato. Poi, su questo argomento, non è molto favorevole la persona che citavo prima, il procuratore Gratteri. Però, io la vedrei come una spallata alle mafie italiane e straniere. Poi c'è sempre chi dice lo Stato non può garantire ai suoi cittadini di assumere sostanze stupefacenti. Anche in questo caso io smentirei quest'idea, perché così facendo le droghe sarebbero vendute direttamente dallo Stato, quindi sarebbero più controllate. Quindi si eviterebbe il fatto che siano tagliate male, quindi possono provocare la morte dei tossicodipendenti, e quindi si toglie questo guadagno alle mafie. In più, la mia idea sarebbe quella, come 90, di creare nel sistema sanitario le cosiddette stanze del buco, in cui i tossicodipendenti possono andare ad assumere le loro sostanze in questi luoghi protetti e controllati dalla sanità statale. Quindi si toglierebbero tutte queste persone. Io nella mia vita ho conosciuto molte di queste persone, alcune delle quali sono molto vicine a me. E anche sentendo parlare loro, mi sono persuaso che questa sia una priorità. Allora, poi, quindi questa è una, secondo me, delle prime priorità. Per quanto riguarda il dissesto geologico, io ho sempre in testa la soluzione che adottò Roosevelt, presidente americano, nel 43, all'inizio del 43, nell'ambito del New Deal, che rilanciò l'economia statunitense e mondiale, istituì il Civilian Conservation Corps, che era formato da giovani disoccupati che si occupavano di opere di rimboschimento e di protezione delle
risorse naturali, naturali, come tutti sanno, l'imboscimento è una cosa, è la soluzione principale, consolidare le montagne e le colline di cui siamo pieni in Italia. Quindi, bello, bello. Similitudini con il problema che abbiamo noi, con il nostro ambiente, molto spesso ci si rivolta contro. Quindi il governo americano assicurava che il lavoratore 30 dollari al mese, che sono paragonabile a 700-800 euro di oggi. E in più obbligava questi lavoratori a dare 25 di questi, cioè 30 euro alle proprie famiglie per sostenere il reddito delle famiglie. Questo diede lavoro a 3 milioni di giovani, disoccupati, che costruirono 800 parchi nazionali e piantarono 3 milioni di alberi. Io vi proporrei questa soluzione all'Italia, occupando sia i giovani italiani che i richiedenti asilo ci sono in Italia, quindi occupandoli, non chiudendoli in centri di cosiddetti centri di accoglienza in cui passano. In cui passano la giornata. Senza svolgere un lavoro, quindi in questo modo si farebbe sicuramente più sicurezza di quanto ce ne sia oggi. Guarda, mi hai fatto venire in mente una cosa, Antonio, poi dopo ti lascio continuare. Tu parlavi di quest'idea, che è un'idea molto intelligente. Io sono per esempio a conoscenza che anche a Soveria Mannelli, dove io ho degli amici, c'è un problema con gli LSU. I lavoratori socialmente utili. Quindi si potrebbe girare anche questa proposta alla regione o comunque a coloro i quali si dovrebbero occupare del territorio. Perché se non fossero, diciamo, i giovani disoccupati, ma fossero anche delle persone che già hanno svolto un lavoro similare, questi lavoratori socialmente utili al momento sono in una condizione di limbo dove non percepiscono stipendio, dove non sanno di che morte devono morire, come si suol dire, eppure potrebbero essere veramente una risorsa per il dissesto idrogeologico che in ogni parte della Calabria, ce lo dobbiamo dire, basta guardarsi intorno, è presente. È presente perché le priorità sono davvero queste, le priorità sono l'ambiente. Lo stiamo distruggendo noi l'ambiente e purtroppo non facciamo in modo che questo ambiente possa rigenerarsi. Tu parlavi di piantare degli alberi, ma ce ne fossero iniziative che piantassero alberi, creassero, non so, degli argini ai fiumi, li pulissero questi fiumi, prima poi di perdere delle vite. Tu hai ricordato quelle vite spezzate a Lamezia, a San Pietro Lamentino, lo hai ricordato nella precedente puntata, mamma e due bambini, perché? Perché alla fine i politici fanno le passerelle quando muore qualcuno e non provvedono a fare il loro dovere mettendo in sicurezza la terra nella quale vivono e dovrebbero amministrare, penso io. Sì, c'ha ragione, Riccardo. Poi aggiungerei che, oltre a questo corpo che si occupava dell'ambiente, ne nacque un altro che diede lavoro a 4 milioni di
di americani che avevano scopo di costruire le strade, le scuole, la rete fognaria e poi migliorare le infrastrutture dei trasporti, quali gli aeroporti e le stazioni. Anche in questo caso si potrebbero creare quei famosi posti di lavoro che mancano, soprattutto al sud, anche se al sud siamo abituati a ricevere i soldi in contanti, dal cielo senza svolgere alcuna attività lavorativa. Un'altra cosa che sentivo ieri, non è proprio prioritaria, ma sarebbe necessaria pure per ridurre gli scarti, è quella del riutilizzo degli strumenti elettronici, quale computer e elettrodomestici. In pratica ho scoperto ieri che in Italia non c'è ancora una legge su queste cose qua, mentre invece in Francia c'è, e la metà dei consumatori acquista prodotti di seconda mano o usati. In Italia manca da 10 anni che viene promessa. Questa legge però non esiste. Anche questa andrebbe nella direzione di migliorare l'ambiente. Poi anche le piccole cose che non sembrano prioritarie, a mio avviso, possono contribuire a migliorare la nostra vita e la nostra economia, che in questo periodo è messa un pochino male. Io in questo caso non vorrei parlare di non priorità, perché purtroppo in Italia c'è la tendenza a far diventare priorità le cose che non sono prioritarie e che non servono a nulla. Però non voglio fare esempi in questo senso, perché rischiamo di fare un elenco più lungo di quello che abbiamo fatto nel messaggio di fine anno. E per concludere, io vorrei parlare, dato che è il mio campo, perché lo vivo direttamente, di quelle che sono le priorità per quanto riguarda le persone con disabilità che vivono in Italia come me. Allora, nel 2017, il 12 ottobre, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del Presidente della Repubblica Mattarella, che con questo decreto è stato adottato il secondo programma d'azione biennale per la disabilità. In pratica, l'Italia da una decina d'anni, ogni 2 anni, pubblica questo programma di azione che dura per 2 anni, che viene redatto dall'Osservatorio Nazionale sulla disabilità, a cui partecipano tutte le associazioni che si occupano di noi, persone con disabilità, tra le quali ricorderei la Fisci Calabria, no, la Fisci Nazionale, che si occupa di questi temi fin dall'inizio, che è stata una delle associazioni che più si è battuta per
sull'osservatorio per il piano biennale. Sono il piano Kerrade. È dal 2017, vero? Alla fine del 2019 sono le scritte alcune priorità che sono divise in 7 punti. Si parte dal riconoscimento e dalla certificazione di disabilità che avviene in Italia sia da parte dell'INPS delle varie ASL, con apposite commissioni che devono valutare la nostra disabilità, però tutta questa certificazione è molto obsoleta e usa dei termini che non vengono più usati da noi, disabili delle nostre organizzazioni. E poi in più il progetto individualizzato si basa pure su criteri ormai molto superati e vecchi. Poi il secondo tema è quello della vita indipendente, a cui io sono molto legato. Perché per chi ha disabilità come la mia, che dipende totalmente dalla famiglia, sarebbe la vera priorità per garantire l'inclusione nella società. Poi su questo parlerò, meglio dopo dirò di cosa c'è effettivamente bisogno per garantire questo diritto. Poi c'è il tema della salute, della riabilitazione e della riabilitazione. In questo caso c'è un'altra priorità che riguarda non solo noi disabili, ma tutta la popolazione italiana che ha bisogno, come tutti sappiamo, di maggior tutela della salute. In questo caso occorrerebbe garantire su tutto il territorio nazionale i cosiddetti LEA, livelli essenziali di assistenza. In pratica sono tutti i servizi e i tipi di assistenza che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Ma noi assistiamo che ci sono delle disparità tra regione e regione. Io l'assistenza sanitaria che ho in Calabria è inferiore a quella che avrei in Lombardia o in altre regioni. In questo caso mi va di citare la Sardegna, che è una regione molto simile alla Calabria, ed è la regione in cui si ha maggior assistenza, in cui hanno maggior assistenza i disabili gravi come me. Per esempio, una persona come me, che è in Calabria, deve essere assistita dal familiare più prossimo. Lì in Sardegna ci sarebbero intorno a me due o tre figure professionali che si occuperebbero di me senza che io paghi un euro, quindi quasi vedo disparità che c'è nei livelli essenziali di assistenza. Poi come di nuovo intervenire sul nomenclatore tariffario
che in pratica è l'insieme di tutti. Sia ossidi che spettano a noi disabili e che andrebbe aggiornato di anno in anno. Invece sappiamo bene che da 2 anni non si interviene più su questo campo. Poi un altro campo importante è l'assistenza scolastica. Ci sono pure in questo caso disparità. E da scuola a scuola pure, nella stessa regione, nella stessa città. In questo caso bisognerebbe inquadrare le figure che fanno assistenza alle persone disabili, tra l'altro, e poi il fatto dell'insegnante di sostegno è un altro argomento, quello che andrebbe un po' potenziata questa figura incrementale, queste figure, ma io parlo proprio dell'assistenza, quella per esempio per andare in bagno, per essere aiutati a mangiare il panino durante l'intervallo. Queste figure in Italia non sono inquadrate dai sindacati e dal Ministero del Lavoro, quindi occorrerebbe inquadrare queste figure e garantire a tutti lo stesso, a tutti gli alunni con disabilità, lo stesso grado di assistenza. Poi per quanto riguarda il lavoro di una persona con disabilità, la legge attualmente in campo non sono efficaci, quindi andrebbero migliorate totalmente e poi dovrebbero essere istituiti degli osservatori che monitorano il nostro lavoro per quelli che tra loro disabili riescono a garantire un lavoro. Poi un altro tema prioritario è l'accessibilità e la mobilità, in questo caso, come per l'accertamento della disabilità, tutta la normativa è obsoleta, è antica, andrebbe cambiata. Totalmente. Poi l'ultimo tema, il penultimo tema è quello della cooperazione internazionale, l'Italia che è all'avanguardia sui diritti di una persona con disabilità dovrebbe farsi carico di esportare nei paesi in via di sviluppo e di noi alcune buone pratiche che ci sono in Italia, su alcuni termini, non su tutti, su alcuni termini siamo ed eravamo all'avanguardia e poi c'è bisogno di migliori dati statistici su disabilità, perché io ho avuto modo di aiutare alcune amministrazioni pubbliche in questo campo, e devo dire che ci sono pochissimi dati sulle persone con disabilità, e i dati si sa che sembra una cosa inutile, ma sono anch'essi una priorità per conoscere meglio questi settori. Poi c'è, adesso vorrei parlare solo di vita indipendente. Per quanto riguarda la vita indipendente, negli anni passati, dal 2014 in poi, il governo ha stanziato dei fondi che sono andati da prima alle regioni e
regione e comuni. Questi sono i famosi fondi che rischiamo di perdere alla mezza per la vita indipendente per alcuni. Lungaggine burocratica. Quindi in questo campo non è vero che non ci sono i soldi ci sarebbero pure, anche perché se viene cambiata totalmente l'assistenza, si passa dai grandi istituti o dai piccoli e medi istituti per lo più segreganti all'assistenza domiciliare, si risparmiano bei soldi che andrebbero a migliorare servizi più di prossimità a discapito di quelli che costringono le persone con disabilità ad essere proprio nel vero senso deportate fuori dall'ambiente familiare. Potrebbero monitorare questi grandi, piccoli istituti, quali le residenze sanitarie assistite, che molte volte non rispettano i nostri diritti e sono segreganti. Anche questo, la Fiscia è intervenuta con una pubblicazione che si occupa proprio di segregazione, dice quali sono i parametri per dire che una struttura sia segregata o meno. Questa è una cosa molto importante, perché soprattutto in Calabria molte volte questa strutture sono appannaggio della criminalità organizzata. Ora, l'altra cosa di cui parlavo, cioè, no, già prima, è il fatto della domiciliarità, che è molto importante. Per esempio, io nel mio caso devo dire che ho una buona assistenza domiciliare, provvede a questo esclusivamente mio padre, ma essendo assistito bene in casa faccio risparmio a me soldi in realtà alla mia ASL, mia regione, perché essendo ben assistito, si viene ben assistiti in casa, si ricorre di meno pronto soccorso, all'ospedale e a tutti i servizi che hanno un costo più eccessivo della domiciliarità. Però purtroppo queste grandi strutture, eppure con ospedali privati, sono controllate da degli lobby. E quindi è difficile scardinare questi meccanismi decennali che ci sono in Italia. Però questa sarebbe un'altra buona priorità per noi disabili. Poi, sempre riguardo alla vita indipendente, dovrebbe essere garantita l'assistenza personale autogestita, come nel mio caso deve essere io che vado a stabilire, a gestire autonomamente la mia assistenza, perché meglio di me conosce i bisogni e le priorità anche in questo caso che riguardano la vita indipendente e l'assistenza di noi persone con disabilità. In più dovrebbero essere
progettate e pensano anche i luoghi domestici ai nostri ausili, no? Perché noi possiamo dare pure dei suggerimenti che producono questi prodotti. In più, una cosa molto importante, di cui sì, per fortuna si inizia a parlare pure in Calabria, il budget di salute, che in pratica è il budget che viene assegnato ad ogni persona con disabilità in base ai suoi bisogni e alle sue disabilità. Quindi in questo modo si va sempre verso la personalizzazione dei servizi e dell'assistenza, a discapito dell'omologazione dei servizi, che è un'altra piaga tutta italiana. E in più si deve intervenire, finisco qui, sulla nostra protezione giuridica, sulla nostra autodeterminazione. Pratica, in questo caso, per chi non può autodeterminarsi, si dovrebbe ricorrere all'amministratore di sostegno e abolire finalmente in Italia l'istituto millenario, per chi studia diritto lo sa, dell'istituto dell'interdizione, che è un istituto che passato veniva molto utilizzato, che però è molto discriminatorio la persona con disabilità. Sempre poi riguardo alla vita, assistenza di noi persone con disabilità, si deve implementare la legge che già c'è sul dopo di noi, che è proprio il luogo in cui andremo a vivere noi disabili alla morte dei nostri familiari. Questo tipo di assistenza si può fare pure a livello domiciliare, ma la legge che è stata fatta dal precedente governo non basta a garantire questo diritto, che è importante, è una delle massime priorità dopo la vita indipendente, perché la vita indipendente è utile per chi ha una disabilità fisica come la mia, ma dopo di noi può essere molto utile e risolutivo per i ragazzi che hanno una disabilità psichica. Quindi concludo qui il mio discorso, penso che è stato un po' noioso, ma molto No, no, veramente secondo ironico. me chi non... Allora, guarda, io vorrei fare una piccola premessa e poi passo alla lettera. Tu hai detto, sei partito con le unioni civili sulla questione delle cose prioritarie, poi hai parlato del dissesto idrogeologico della nostra Calabria, ma anche dell'Italia, e poi hai parlato delle priorità delle persone con disabilità. Ma come fa a essere noioso un discorso che riguarda la vita di persone, ma soprattutto come fa a essere noioso qualcosa che nessuno dall'altra parte vive? Cioè, magari chi ci ascolta in questo momento fortunatamente non vive una condizione di disabilità. Magari può non saperlo cosa vuol dire. Io non gli auguro di essere nei tuoi panni, questo come non gli auguro di essere nei panni di nessuno, però per un secondo dovrebbero capire cosa vuol dire vivere le condizioni dell'altro. Quindi dovrebbero capire cosa vuol dire
essere gay, lesbica, trans, piuttosto che disabile, piuttosto che senza lavoro, piuttosto che una persona che perde la casa per un'alluvione o che perde la famiglia per un'alluvione. Cioè, se ci mettessimo per un secondo nei panni dell'altro, nei panni della persona che sta vivendo una tragedia, un dramma, una condizione di vita, probabilmente le leggi funzionerebbero meglio e ci sarebbero le priorità. Ci sarebbero le priorità. Guarda, Antonio, io a questo punto vorrei leggere velocemente questa mia riflessione, questa lettera, che è diciamo un riassunto un po' di quello che è successo anche durante questa settimana, guardando i social e guardando anche la televisione. Allora, riflessione fuori dagli schermi e fuori dagli schemi. Tutto ci passa davanti e non riflettiamo. Capita con le notizie del telegiornale. Si va dall'omicidio al gran galà delle debuttanti in pochi secondi e ci si abitua alla violenza, quella delle immagini. Ai miei tempi, frase che dicevano i miei nonni, quando vedevi in televisione una scena cruenta come quella della guerra, smettevi di mangiare perché ti passava la fame. Adesso, ad ogni ora, oltre a culi e tette messi in bella mostra, trovi sparatorie, disastri e sangue, senza contare poi il lessico e gli insulti gratuiti che ormai sono stati sdoganati. Vi meravigliate se vostro figlio di 5 anni, invece di dirvi mamma, mi dai la pappa, vi dice cazzo, muovi quel culo e dammi la tetta? Sarà un'esagerazione, questa io lo so, ma è quello che ci meritiamo. Perché con la scusa che ognuno è libero di utilizzare il turpiloquio che vuole, abbiamo, diciamo, seppellito le buone maniere. Per non parlare poi invece delle buone intenzioni. Adesso, se sei dalla parte di qualcuno che soffre, sei buonista. Aggettivo che definisce qualcosa di buono e non qualcosa di cattivo. Avete mai sentito invece parlare della parola cattivista? Penso che, ad esempio, la donna come è trattata oggi, penso all'Arabia Saudita, ne parlavamo prima. Marco, me la chiama Arabia Esaurita. Perché? Perché le donne nel 2015, pensate, nel 2015, possono guidare la macchina, ovviamente, con l'autorizzazione del marito. Ma la cosa, diciamo, più paradossale è che è una notizia di qualche giorno fa, giusto un paio di giorni fa, queste poverette, se il loro marito decide di separarsi, non potevano esserne informate, almeno fino a qualche tempo fa, e quindi ne rimanevano completamente all'oscuro. Cosa ha fatto allora questo governo dell'Arabia, Saudita, che è un governo progressista? Ha stabilito che invece saranno informate della volontà del marito di separarsi, ma come? Tramite SMS, quindi queste poverette riceveranno un SMS dove ci sarà scritto siamo separati. Cioè, pe pensa tu il progresso. E quindi ecco i paradossi. Da una parte c'è l'Occidente, dove la donna ha il potere ed in un certo senso è emancipata, anche se a volte prendendo il peggio dell'uomo, anzi io definirei del maschio, e rinunciando alla sua natura che è svincolata dagli schemi. E poi ci sono invece altri luoghi come in Oriente dove la donna è schiava, sottomessa ai voleri del padrone, che prima quando nasce è di proprietà del padre e poi quando invece si sposa passa al marito, perché sia nella religione coranica che per la legge la donna è una cosa. Il cattolicesimo fino a qualche decennio fa la pensava allo stesso modo ed ancora nelle frange estremiste vorrebbero che la donna stesse a casa a badare al focolare e fare figli, punto. Ci sarebbe poi una via di mezzo, ma non conviene, almeno ad alcuni. Questa è una mia teoria. Gli esseri viventi sono tutti uguali, donne e uomini, e pur mantenendo le loro caratteristiche principali, possono svolgere i medesimi compiti. Il mio ideale di donna è un po' Amelia Earhart, l'aviatrice, ed un po' Rosa Parks, con una punta di Mary Poppins. Lo so che ho elencato dei personaggi fuori dal comune, ma le donne che ammiro io sono sempre fuori dal comune. E non hanno bisogno di scoprire le gambe o altre parti del corpo e dimostrare di essere tali perché hanno un animo nobile e oltre a un coraggio che io definirei da leonesse. I modelli invece da seguire
non dovrebbero essere loro, cioè dovrebbero essere Rosa Parks, Amelia Earhart, e non invece quelle che tu trovi ad esempio in televisione. Io penso alle donne di un tempo che sono sognatrici, quelle che immaginavano di non dover svendere se stesse al miglior offerente, perché ormai non sono più, diciamo, come quei modelli che, ripeto, seguivamo, perché hanno diciamo, scoperto una parte di sé che le rende non troniste ma trombate, non letterine ma sletterate. E quindi io chi mi riferisco, diciamo, in questa lettera? Mi riferisco a quelle persone che svendono la propria immagine su Facebook o Instagram, che ormai fa concorrenza a YouPorn, e il confine è diventato molto labile. Certo. Quindi dove sono finite le donne sognatrici? Mi ridomando. Quelle che immaginavano di non dover svendere sé, ma di poter rivoluzionare se stesse, di poter guadagnare qualcosa da questo mondo. Io non parlo delle mamme, delle mogli o di altro, perché sennò sarei tacciato di maschilismo, ma di quelle pioniere che hanno barattato la propria condizione di sottomesse per la vera libertà. Non quella di mostrare le tette in pubblico, di rivendicare un potere che strapperebbero al maschio. Questa parola, io dico strapperebbero perché il maschio non ha mai posseduto il potere, cioè è semplicemente un'utopia. Ma di essere se stesse oltre le apparenze, dove le convenzioni vengono sostituite dalla propria volontà. Perché a volte è più importante essere fuori dagli schemi, a costo di sembrare fuori dal mondo, che di farne parte di questo mondo. Io molte volte rifletto proprio a fondo su quello che voi magari venite a dirmi da quella parte. No, io penso alle donne, penso agli uomini. Voi dite, lo so, voi che ne capisci tu di donne? Che per esempio non è il tuo argomento, no? Io non ne posso capire nulla di donne, no? Del gentil sesso. Eppure, sapete cosa penso? Che alla fine della giornata ognuno di voi potrebbe avere il piacere di accoccolarsi insieme alla vostra lei sul divano, a far niente, abbracciarla e dirle che senza trucco, vestita con un semplice pigiama, che poi magari è anche un po' sgualcito, i capelli un po' arruffati, è la donna più bella e affascinante del mondo. Perché? Perché se avrete la fortuna di trascorrere la vita con la vostra compagna, non conterà certo la bellezza, che, miei cari, svanirà presto. Il sorriso, invece, la voglia di vivere, l'amore, quello con la A maiuscola, è quello che vi fa sentire a casa, quello che non lo troverete certo tra le gambe di nessuna e né sui capezzoli messi in bella mostra ad ogni angolo di strada. Io vi dico che vi ricorderete unicamente di un bacio, quello della buonanotte, che un po' avanti negli anni vi scambierete, se siete fortunati, se sarete fortunati, proprio come Sandra e Raimondo. E allora io la domanda che mi faccio a fine trasmissione è questa, è una domanda che mi faccio e che vi faccio. Cosa conta davvero a questo mondo? L'immagine che riflette il vostro smartphone quando vi fate un selfie o quella riflessa negli occhi delle persone che vi amano davvero? Quindi io concludo che è il caso di dire chi ci capisce è bravo. No. Antonio, io a questo punto veramente salutiamo i nostri amici web ascoltatori e gli chiediamo di riflettere sulle nostre, diciamo, idee, le nostre testimonianze e chissà che magari qualcuno non voglia risponderci nel bene o nel male e dirci cosa ci ha capito lui. Grazie a tutti da Riccardo e da Antonio. Ciao a tutti. Thank you.